dovrebbero essere passati 10 secondi e quindi dovrei essere ufficialmente on e quindi on online. Quindi buongiorno, benvenuti. Iniziamo episodio 1. Iniziamo, finiamo episodio 1, dovremmo essere alla fine. Non ho cambiato il nome. Hey, it's actually a pretty nice view. Glad you approve. And as your reward for making it up here, I have a new game for us to play. Another one? I like games. Deal with it. This is one I learned in theater class. It's all about improvisation. Ok, allora, ci eravamo lasciati qui. Ovviamente mi avete visto armeggiare un po' col cellulare perché ho impiegato un po' ad aggiornare il titolo, mi dimentico sempre di farlo, spero si sia aggiornato. Ci eravamo lasciati qui e si è notato i cambiamenti perché mi sono fatta rossa, per modo di dire. No, prima mi saluti e poi dici cosa fai. Ciao Fuscolino, ti mando al diavolo, non è vero. E quindi dobbiamo, cioè ripartiamo da questa scelta. Quindi non so recitare, giocare, recitare, mentire. Giocare, recitare, mentire è la cosa che mi piace di più, mi rispecchia un po' di più. Ciao So far, what I've learned about you is that you're into acting, signor lying, and Orso! playing games. Comunque What's ci your point? affusco, se non l'ho già detto. That you're either full of imagination or full of shit. Let me know when you figure out which one. This game involves spying on people from afar. Luckily, we've got some high-tech surveillance equipment right here. Let's fire it up. Giochiamo a fargli stalker. That blows. Well, shit. That was my last quarter. You? Quarterless. Damn. Hey, maybe I can MacGyver something up. I've been told I'm pretty handy. Oh, yeah? Let's see what you got. Allora, Mike, mi dispiace per Drew, non è colpa tua. Mio fratello non è sempre uno stronzo, solo la maggior parte delle volte lascia perdere. Ah, deve essere quello che stava bullizzando Nathan. Si sente piano il volume del gioco. Ciao, lo so che si sente piano, l'ho fatto perché la prima volta che l'ho registrato non si sentiva la mia voce, quindi ho dovuto settare un po' di impostazioni e è stata la soluzione migliore questa. In più ho tolto proprio le musiche per una questione di copyright, quindi mi dispiace, ma se alzo il volume del gioco non si sente all'effettivo che cosa dico. E quindi ho dovuto, mi dispiace. Rachel really wants to use this viewfinder. I'd love to get it working for her. The lonely oak looks lonely. Guess even trees have outcasts. No, penso che la natura sia amica con se stessa. Totally gonna get you that quarter. Love the confidence. Would love a quarter even more. Simpatia, portami via.
E vabbè, Rachel, Chloe, per la questo è altro. Damn, that's an old tree. Un Wait, secondo, qui does parla del the fungo, sign saranno say mica what allucinogeni. rot? Tronco, bla bla bla. Età 400-450 anni, mica male. Sezione trasversale del tronco, gli anelli più stretti indicano periodi di siccità, di malattia e di rinascita dopo un incendio. Spettacolo. Ok, va bene. Allora, cartello, This guardiamo, whole day vabbè. is out of order, but in the best possible way. Huh. Looks like I might be able to pry it open with the right tool. A saperlo qual è lo strumento adatto. Vediamo se. No, sediti non penso che mi aiuterà molto. Altalena la posso guardare, ma. If Max were here, she'd probably take a black and white photograph and call it Innocence Lost or some shit. Spaventali, poverini. Get out of here, woodland Poverigucci. creatures. Have some self-respect. Poverini. Però ci vanno gli uccellini. Sims legit. Ma io però volevo guardare, magari trovo qualcosa di buono. Bye, you fools. E tornano gli scoiattoli. Vabbè, come l'hanno detto, abbiamo capito. Va bene così. Allora, targa commemorativa. I wonder if I could use this to get the quarter out. E quindi posso solo guardarla, quindi non mi serve. Iniziali. Cliché much, AW and OL. I've been saying sorry all morning. I admit it was really dumb to lock the keys in the car. You've been on me for 3 hours. Sì, non sei stato esattamente un genio. Nido. There's got to be something freeing about being able to build your home wherever you are, from whatever is around you. Io farei mille case anche perché lo spazio non mi basta mai, tipo. Allora, guarda il totem. Whoa, that's badass. Non male. Yep, it's official. I'm learning way more ditching school than I ever do in class. Prendevo il corvo cento di molte leggende dei Salishan e di altre tribunative. Interessante. Allora, vino. Posso guardare il vino prima di parlare? My hierarchy of needs goes pot, then beer, then wine. Still, wino has a classy ring to it. Soprattutto se non hai la birra, meglio di nulla. Hey, spare some change? Sorry, we might have some leftover food when we're done. What? No, I'm not. What kind of food? This place has really gone downhill. Shh, she's right there. Mamma mia. Vabbè, ok, va bene così. Noi abbiamo fatto la figura dei marcioni e loro hanno fatto la figura degli antipatici. Cartello This informativo. Blackwall guy sure liked founding stuff that was already there. Founders keepers, I guess. Va bene, ok. Più o meno ho capito. E io qua dove cavolo devo andare? Perché di qua I torno. don't want to head down there just yet. Ma che cosa? Allora, sì, vai però. Allora, visore, guarda. Looks like this one might actually be Ho working. capito, ma devo prima tirare giù la monetina. Cartello, visore. Ah! No, seriamente, posso forzarlo così? I'm not No, getting in ah, there with ok. just my fingers. Maybe Rachel has something I can Ma no, use? quella targhetta lì. Però
Però era attaccata la statua, li vogliamo. Ah, graffito. Se no gli fregavamo l'ascia. Ascia, esistente. Ascia. Mi piacciono le asce. Preferisco gli archi, ma le asce. Poi i nani hanno il loro perché. Don't axe, don't fell. Ci sta. Ma non mi piace Dwight Moon would have particolarmente, really killed it with this statue of an explorer guy. Where are all my explorer ladies at, though? Probably at home, washing laundry and spitting out kids. probabile. Dubito che quando è che era 1600? Dubito che ci fossero molte esploratrici donne, magari qualcuna, ma. Vabbè, ma se è così non mi interessa. Andiamo a vedere quella targhettina. Targa commemorativa. Non la posso I wonder if I could use forzare. this to get the quarter out. Ma sante patate. Sono bloccata in un modo stupido, tipo. Chiediamo a Rachel se ha qualcosa in tasca. Rachel, non è che sei Mary Poppins? I'm thinking about prying open that viewfinder. Perché la gente gira Do you have a con un knife on coltello you? così. A knife? Yeah. My mom took mine. Beh, sì. No. How about a nail file? I guess you could stab someone with a nail file. Al massimo gli Huh. rovini la manicure. Right. Sure, let's try it. Victoria, Chloe Price, potassio, regno e prociattino. Pensi che non sappia che crepa sulla tavola periodica? Mi hai fatto fare una figura di mercurio erbio dar mastidio. Dar mastidio? Aspetta. Aspetta! Mi sto ad incazzare. Darmstadtio? Darmstadtio? Su sta cosa non l'ho mai vista. Sulla tavola periodica, però vabbè, ok. Una figura di. Ah! Pff. Se intendevi merda, sai che Mercurio HG e Darmstadtio è DS, vaffanculo stronza. Hai finito? Ah, è brava Chloe. Sei la gran marnazzi che questo mondo non si merita. Ma non mi ricordo più la frase. Questo mondo non si merita? Ma va bene così. Comunque mi piace anche sta cosa del che con la K, cioè no. No, no, assolutamente no. Comunque, Chloe, una di noi. Allora. Damn it. It always looks so easy in the movies. I wonder if I can find something sturdier to use. Con la limetta per unghie ci puoi svitare le viti se sono fatte a taglio, se hanno la cosa a taglio della targhetta. Se sono a stella, no, secondo se sono a stella. Svitiamola, eh. Vabbè, ma con una vite sola è facile. Ma la limetta! Ma ha sbattuto giù la limetta! Vabbè, ma Stealing a dedication plate takes persistence. parte che era solo una vite, ma la limetta! Dove è andata a finire adesso la limetta? Se l'ha ripresa. Aveva sbattuto giù la limetta, che era di Rachel, ma c'è. Ultimamente l'ho visto molto. Aspettate. Aspettate. Ciao Chloe, qui Steph Grinch. No, Jim Grinch, scusate. Ciao, ho il tuo DVD, posso darti il primo in scuola? Grazie. Ehi, sono con Mike. Ok. Grazie, arrivo. Ultima ora. Wes è sui piedi di guerra. Oh no, davvero, cerco solo di aiutare. Come quando mi hai ucciso stamattina. Questo è quello che fa un dungeon master. Sono i dungeon master, sì. Grazie per aver arruolato con noi. Mike si è divertito un casino. Lui ok. Ultimamente l'ho visto molto giù di morale, non so il motivo, ma so che ruolare con te è stato importante. Sì, ma siamo partiti dal fatto che c'è il preside incazzato.
Nessuno ha paura del fatto che il preside tirerà giù la scuola e che probabilmente espellerà Chloe, no? Vabbè, se non interessa a voi, figuratevi, cioè nel senso. Va bene, dai, forziamo sta cosa e andiamo a casa. Prescott Power, activate. Bella. Ah, così proprio. Vittoria. I win. That was enough of a game for me. Your MacGyver skills are second to none. Except probably MacGyver. E dalle sorelle Bouvier. Rachel smells like jasmine. Is she smelling me right now too? Really should have showered this morning. Ma sì. All right, here's the game. You find some people for us to spy on, and then you and I will act out what they're saying and thinking. That's it. I do that in my head during, like, every class. See? You're natural. Let's give it a try. Comunque, vogliamo parlare del fatto che ognuno di noi dice: oggi puzzo. Ma sì, dai, chi se ne frega? E tipo, usciamo. No, non è che uno puzza, però insomma. Certo che se dobbiamo incontrare qualcuno che conosciamo, uno si cura un po' di più. Allora, lì c'è il barbecue. La cosa. Una coppietta. Un altro tipo. Allora, iniziamo da là. Ah, un uomo sulla panchina. Iniziamo da qua. Think this guy's married to a nutritionist? He's all like, I'm not allowed to eat this stuff at home, so. La Pepsi, patatine dell'avvocato Amolunto. Patatine all'avvocato, lo scelgo solo perché non ho capito il senso. I'm so glad I became a lawyer. I love getting paid in fries. A me devono pagare in Do you think dolci. he represents the hamburger? Wouldn't he be paid in hamburgers then? Shit, you're right. Presente, ciao Pigna. Magari per un appuntamento con la ragazza. Non si lava, si deodora, si profuma. Oppure l'opposto, cioè deve vedere tipo la ragazza e dice: ma sì, ma tanto ci sto assieme. I primi giorni, ah sì, mi devo lavare, profumare. Schiuma da barba, dopo barba, profumo, antiprofumo. E tipo dopo che ci stai assieme da, non so, 6 mesi, ma puzzo come un caprone, ho appena sudato, ho appena fatto una corsa nel campo da calcio per 90 minuti, ma sì, ma in fondo stiamo già assieme. E uno va puzzolente, perché queste cose si fanno. Allora, Hey, what do you say we barbecue some squirrels when we're done here? God, you just have the best ideas. non offro i biscotti perché sono quelli di Natale e me li sono tenuti fino quasi alla scadenza perché, cioè, sono tipo la cosa più divina che esista al mondo. E io i biscotti di Natale, tipo, ne faccio scorta e li utilizzo nei mesi. Ed è una cosa meravigliosa. Purtroppo scadono in fretta, però. Dopo anni, chi se ne puzzi come un maiale, ma chi se ne frega. Ok, sono quasi d'accordo. Il lato pigro di me stessa si fa potente. They totally stole my third grade art project. Wow, you made that, can't you tell? It does have a certain give zero fucks quality that I recognize. Padre? No, allora aspettate. Loving this guy. What's he thinking right now? Vi apino, super smutandata fa morire. No matter how fast I go, I'll never outwalk this wedgie. That's so tragic, but also beautiful.
È anche estremamente vero. Tutti hanno di questi problemi. Tutti. Non c'è cosa più divina dei biscotti di Natale. Dimmi che anche tu lo pensi davvero. Sono una cosa meravigliosa, mi ci drogherei a vita. Loro, i ritagli di ostie, che tutti mi chiedono, ma sono quelle sante? No, non sono quelle sante. E cose affini. Sweet Beanie, what do you suppose she's thinking? Il wifi del bosco fa cagare, tutti lo Nedja's pensiamo. Wi-Fi sucks. Maybe there's a squirrel family around here with broadband. If only I can guess their password. We love nuts, 69. Dingoes ate our babies, 13. Too soon. Bellissimo. This is fun. Who's next? Ma mancava quello con la scritta padre. Oh, sorry. Didn't mean to hog the viewfinder. Jackpot. Commence makeout session in 3, 2, 1. Nailed it. Damn, they are really going at it. Letti vibranti, prostitute, prostitute. Wait, you're a prostitute? But I'm a prostitute! Now who gets paid? Rachel? Non la diverte Hey, più? È are you all right? What suo are you doing? fidanzato? Excuse me? Last I checked, you're supposed to be Chloe Price. Yet we've been ditching now for hours, and we haven't even gotten wasted yet. That's got to be against some school ditching rule. Sono ancora sbronzo, ci sto. Scusate, Pigna, vuoi un ban? Ops. Non si chiedono biscotti alla tanda. Ah, signor Orso! Pigia di, guarda chi era, appena kick. No, guarda chi era chi, aspetta, non ho capito. Comunque, no, Pigna lo conosciamo. Pigna lo conosciamo, non ti preoccupare, 90210. Allora. Ci sto, sono ancora sbronza. Non lo so, sono ancora sbronza. Cioè, no, oggi si vede che sono più ricoglionita del solito, non riesco a capire bene. I don't know. I might still be hungover from last night. Wrong answer. You don't ask a girl out and then not buy her a drink. Periodo? No, non ho ben capito cosa è successo. They have a bottle of wine. Let's steal it. Okay. Or we could go try to find a liquor store Tipo. instead. No. You shouldn't bring alcohol to a public park if you're not willing to share it with everybody, right? And fuck it. I just want to take something that's not mine. All right. I'm going in. Try to keep up. Oddio no, che ansia. Can we help you? Rachel sta fingendo. Holy shit. Talk about committing to a performance. Ruba, non guardarla neanche, Rachel, rubalo. Oh, thank God. Please, this girl is in trouble. Go get help. Aiutiamo, aspetta, prima, aspettate. Orso, facciamo uno sconto di spade. Ciao Paolo, dammi più grossa. Scusate, non chiedo più. Io ho la Claymore di fuoco più 10. No, tranquillo, Pigna, te li offro perché sei gentile e simpatico. Al signor Orso glieli regalo di già. A te offro il primo e poi gli altri me li paghi. Allora, aiutiamo Rice, gente. Scamata. Perché scamata? Non ho capito. Gente,
Silenzio che queste cose sono a tempo e la cosa mi ansia un po'. Keep calmissimi e iniziamo. I need to get these two to focus on Rachel so I can swipe the wine. So what are you waiting for? Go! Non lo so. Don't look at me. Look at Baywatch over here. Aw, I don't remember how to do CPR. When? It's time to nut up or shut up. Watch out. I'm going to check her pulse. That's on her neck, right? I still think you should go get help. There's a ranger station on the other side of the park. Good point. We'll keep watch while you go. Look at all the time we've wasted already. This woman needs mouth-to-mouth resuscitation. Stat. No. Yep. Definitely needs mouth-to-mouth. Così impari. Okay. Okay. You can do this. I can't do it. Pathetic. Look, he's clearly useless. This woman needs help from someone who actually knows what they're doing. Fai vedere che cosa hey, si è fatto. Look at me. Do you want to be locked out of the car of life forever? Or are you ready to break in there and seize the keys to your potential? Oh my god. You're right. Sì, Madonna, non sto facendo un cacchio. No, aspetta ancora. Aspetta, non adesso. Non è ancora morta. Ma. Hey, wow. I'm all better now. You saved my life. From the bottom of my heart. Thank you. Yeah. Good work, everyone. Peace out. That was incredible. You're a hero. Huh. I guess I am. Seriamente. Che ansia, poi da uno sconosciuto, che schifo, magari l'hanno già ciucciata. Passa, modesta, è il gioco. Thanks. Ma tu fai medicina? Sì, io faccio medicina. Aiuta, non ho capito. Non ho capito cosa ha detto Paolo sull'aiuta. Ah, aiuta in quel senso! I sono arrivata adesso. Sober. Right. Okay. Guess we're leaving now. Quale parte? Quella dove si sbronzano, tipo che puoi sbronzarsi. C'è un mio amico che si è sbronzato col vino. Ha detto che non ne beve più perché è stato malissimo. E tuttora l'odore gli dà fastidio. Deve essere un po' babbo, vomitare addirittura col vino. Però vabbè, è un mio amico. E fa medicina. Che bellino questo uccellino. Mi piacerebbe sapere che specie è. Camminano troppo dritte per essere sbronze. Sì, qui ci sarebbe la musica, ma oggi non canto. Canto solo quando dicono c'è la musica e allora lì. Il repertorio Disney si fa potente in me. Che bellini gli scoiattoli. Wow. Hey, check this out. Ubriaco. What? Ah, la discarica. Ironia della sorte. Capito che è una discarica. Se anche non mi mostri tutto. Great. It's a pile of trash. Yeah, an awesome pile of trash. Let's explore. You have fun, Chloe. I'm gonna go sit down. Rachel's been acting kind of standoffish ever since we left the park. What's her deal? Io ho sbagliato scelte e mi hanno cacciato via i tipi. Ah, ecco perché. Era difficile perché bastava sbagliarne una per farti mandar via. Confrontala, lasciala stare. No, è mezza ubriaca. Io direi lasciala stare.
Esatto, ti siedi vicino e aspetti che parli lei. Chloe, I'd really like some space right now. Che è andata comunque male così, quindi ok. Okay. Actually, no. I thought we were having a great day together. Why are you acting like this all of a sudden? I'm not acting like anything. I just want to be left alone right now. Non capisco all'effettivo, non ho capito. No. I don't understand. You can't just turn on me for no reason. I'm sorry, turn on you? I guess I forgot. It's always about how you feel, isn't it? Sad Chloe's fucking sad again. Maybe you should try giving a shit about other people for once. Are you serious right now? Okay, I still have no idea what's going on with Rachel, but apparently she gets smashy when she's angry. I can work with that. E anche quando un po' alticcia. Score. Vuoi fare cosplay di Harley Quinn? Così? A caso? E adesso vuoi spaccare la testa? Fai uno spettacolino, perché se glielo dai, secondo me. No, fai uno spettacolino. Check it out. I don't always drink beer, but when I do, I prefer drinking it next to an old toilet. Can I see? Sure. I asked you to leave me alone. Are you kidding me? I know you're the school princess and all. With the DA daddy and the perfect grades and all the perfect little Victoria chases kissing your perfect ass, but seriously, fuck you. Great. I'm leaving. See you around, Chloe. You can't leave! Watch me. Rachel, wait. Don't go. Why not? Because I don't want to ruin this the way I ruin everything else in my life. And what is this exactly? Le scelte difficili. Allora, se dici un'amicizia, ti autofrenzoni. Se dici qualcosa di più, rischi di essere frenzonato. Io direi qualcosa di più, ma solo per il fatto che anche lei nella vita nicchierei tantissimo. Voglio una terza opzione, però va bene così. I mean, fuck, are you actually going to make me say it? Say what exactly? You know, like a friendship, but more. Ah. Tipo migliori I amiche. know, weird, right? It's just, today was the best day I've had since my dad died. And when I almost ruined it just now, the way I ruin everything, it made me realize whatever's going on between us is special. Ma io ti vedo solo come un'amica. Come on, say something. Chloe, I'm sorry. I'm really, really sorry. Why not? Because I can't. I know it isn't fair, but it's how it is. Goodbye, Chloe. Ho detto che ci frenzonava.
La tristezza, mi viene da piangere. Povera. Spacchiamo un po' di roba. Lo specchietto no. Bottiglia. Noto di avere molte scelte. Mamma, cosa vuole? Come sono preoccupata, chiamami per favore, tutto ok? Ah no, ma scusatemi. È da un po' che ci scrive. Domani dobbiamo andare per... Allora, aspettate. Domani... No, mi hanno chiamato a scuola, credo che tu sappia perché. Domani dobbiamo andare al preside Wells. Devi sforzarti di più, Chloe, Chloe, Chloe. Sì, ma se gli mandi 50 messaggi in giro di 30 secondi... Allora, considerando che ho molte scelte, dico, colpisci. You know she's fake. You can't take your eyes off her. Who else do I know who fits that description? Fuck off, Rachel. Bella la scena, cioè bella in generale questa cosa, che è incazzata eccetera, ma non mi piace molto il doppiaggio qui. Ma io ho detto colpisci, non scaraventa a terra. I've never understood your hard-on for cameras, Max. You took a million pictures of us, and not one of them showed that you were gonna leave when I needed you most. Fuck cameras. La Frienza. If you wanna rip a family apart from the inside, it's important to bring the proper tools. Fuck you, David. Cioè, il doppiaggio non dimostra che è incazzata. Molto belle le scene tutte, ma il doppiaggio qui, non lo so, non mi soddisfa. Cosa ha visto? Giuda. Porca, questo è un colpo basso. Sottotitoli ci sono, è solo che non sta parlando. Che non è neanche così distrutta, cioè sì, brutto incidente, ma pensavo peggio, insomma, un tir che gli arriva di lato. Porca Eva. No, ma adesso mi metto a piangere anch'io, gente. Cioè, sono degli stronzi, l'ho fatto apposta. Cioè, ovvio che l'ha fatto apposta, ma tutto l'hanno fatto proprio. Hanno scelto le cose bene per farti proprio colpirti al cuore, farti sentire questa morsa. Non ho molte scelte. Sta piegando la mira. Grazie.
È considerato un ottimo gioco? No, allora è un ottimo gioco, secondo me. Non mi è piaciuto il doppiaggio lì. Perché io, personalmente, io l'avrei fatto molto più incazzato. Cioè, sembrava una normalissima Chloe, però in un momento. Cioè, l'ambientazione ti diceva che era incazzata, arrabbiata, che piangeva, eccetera, ma. E questo ancora è il sogno con suo padre. Quindi solo in quel momento mi è piaciuto, per il Why are you resto crying, è un sweetheart? ottimo gioco, indubbiamente. Because you're not real. I'm not. What is going on? I guess I did that. Kiddo, look on the bright side, would ya? What bright side? You made a new friend today. I don't feel drunk. Gotta say, that was some fight. A lover's quarrel, you might say? She nearly took your head off. What do you care? Sorry, sweetheart. I guess I'm getting into your personal business. Anche Life is Strange, se non l'avete giocato, perlomeno visto, non in Before the Storm, proprio il primo episodio, diciamo, guardatelo perché è molto bello anche quello. Però per ora forse, non lo so, devo appena finiremo il gioco insieme vi dirò se mi è piaciuto più uno che l'altro. Questo episodio 1 è partito che non mi aveva fatto entusiasmare e adesso, cioè, forse perché comunque la storia è iniziata all'effettivo. What's past is prologue and shit. Sometimes people need you, though. Padre di Chloe ricorda un ragazzo che conosco. Che Even ansia. when they don't admit it. Rachel. I trip sottoacidi. Che ansia. Ah, lei ha dormito in discarica. Ah no, in macchina. Io non parlo solo per rispetto del momento, non perché. Comunque penso che abbia capito all'effettivo che conviene. Cioè, suo padre è andato, però adesso c'è un'altra persona nella sua vita a cui voler bene, quindi conviene che combatta per lei. Presumo. Ah,
Rachel. Ah, sotto la quercia dove si stavano baciando i due tipi. Lei ha seguito il corvo, che è una creatura, quello che abbiamo detto prima, che da rispettare. You came. I'm glad. Che senso? Se non mi ha scritto di andare. Vabbè, non importa, facciamo finta che si sappia il perché. Sei sicura? Sei sicura? Devi darmi delle sicurezze. Io chiederei se è sicura. Are you sure about that? I got kind of a different message this afternoon. Yeah. Chloe, I want to talk to you about something, but I don't know how to talk about things. Non preoccuparti, perché non dire niente, a parte che sto rodendo della curiosità, ma non dire niente, se me la vuoi dire, ma non sai come dirla, cioè all'effettivo me la vuoi dire, quindi non preoccuparti, dimmela. You don't have to tell me anything you don't want to. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? The ones who were making out? That was my dad. Oh, all right. And that woman Ah, is perché suo padre non è definitely not my mom. divorziato. Oh, the worst part is I'm not surprised. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. So when I saw he got a text from an unknown number asking him to meet, I thought I could catch him or something. E l'hai beccato. Mi dispiace. So sorry, Rachel. I don't know what to say. Neither do I. Chloe, I love my dad. I love him. And I never want to see his fucking face again. Comprensibile. When my dad died, I was so mad at him. For months, I felt wrong because half the time I thought of him, I wanted to scream. And the other half, I forgot. Forgot that anything had changed. It's silly, but I've carried this photo around with me for years. It's from Mount Hood. My dad took me hiking there when I was 10, and it started raining, and I fell and broke my arm 3 miles from the car. I remember Perché c'ho screaming like I scritta was ansia? gonna die, but my dad, he carried me down the mountain. I still remember the smell of his coat, and how calm he was, and the sound of his voice, and Piccolo break. Primo, perché c'è la scritta ansia sulla mano? Quello è il mio di motto. E secondo luogo, all'effettivo neanch'io, né nel caso di Chloe, né nel caso di Rachel, saprei come gestire la situazione. Insomma, sono quelle cose un po'. No, confortala, al massimo ti caccia lei. it's Appunto. just so strong, you know? I felt safe. No, nessuno assicuro. No, è brutta. Comunque esiste sempre qualcuno che ti tiene al sicuro, bisogna solo trovare chi. You trusted him completely. Here. Chloe, I owe you an apology. Devo scusarmi anch'io. Io chiedo sempre scusa anche quando all'effettivo magari non dovrei. Hey, we were both kind of the queen of shitty. No, I mean it. Whatever's going on between us, it's intense and new and awesome, and you had the courage to tell me that you feel it too. NP se ricambi tranquilla. And I treated you like shit.
courage. I don't know if I'd call it that. Or like blind desperation. And maybe a slight buzz from that wine. I just want you to know I'm lucky that you were with me today. You're a badass, Chloe Price. What? Remember that biker asshole who wouldn't let you into the mill? You talked your way right past him. You saw that? And those skeevy douchebags who followed you upstairs? Two against one. But you wouldn't take any shit from them. I'd be dead if you hadn't thrown that bottle. You inspired me. What about Drew? When he was picking on Nathan, you got right in his face and called him out. That was pretty sweet. Stalker. Ci ha visto ovunque. See? You're the real thing, Chloe. I don't know anyone like you. Plus, you came along with me, no questions asked. Tira di più. I don't really need a good reason to ditch school. I guess tomorrow there'll be hell to pay. My mom might skip grounding and just go straight to the death penalty. Possibile. And my dad will definitely punish me with... Come mai tutta sta gente? Ciao, Aids. Non lo so, me lo domando anch'io. Mi mostra soltanto che c'è Paolo. È tutto così bello, è vero? Io ripeto, ero partita all'inizio dell'episodio 1 dicendo, ma... Insomma, che è sta roba. Invece devo dire che da metà episodio, tre quarti in poi, è diventato molto bello. Ah, che si fotta. Al diavolo il sistema. Facciamo le transgre. Fuck your dad. Fuck him. What I wouldn't give to leave this place and never look back. What's stopping us? Us? Are you serious? There's nothing keeping me here. Not anymore. So, if I came to you tomorrow and told you to pack your bags... I'm serious. Let's do it, Chloe. Let's leave this place forever. Okay. Comunque Aids te lo devi giocare, perché giocato fa le tue scelte e non è male. Devi prenderci la mano, ma non è male. È molto amato per la storia. Il gameplay è un po' così. Cioè, non è nulla di particolare, no? Però è molto amato per la storia, sia questo che l'uno. Sono studiate molto bene. E poi la cosa brutta lo dico sempre che non potendo far andare la musica si perde molto, se invece voi... Urca! Che urla? Se voi avete la possibilità di giocarlo con la musica è sicuramente tutta un'altra cosa. Era un urlo alla Banshee. Non ho la Banshee. Cos'è una Banshee secondo me col richiamo? Quando un albero va a fuoco così. Ma quanto mai? Tempo zero. Poi fresco. Non era manco morto, era fresco. Per mangiarmi un biscotto. Beh,
Qui ci sarà sicuramente la musica. Come tutti i giochi in cui posso scegliere, cerco sempre di uccidere tutti. Perché? E la Madonna, quello è fumo. La Madonna, che incendio ha fatto? Beh, capisco in estate che gli alberi sono mezzi secchi, ma così. Qui ci sarà una musica indubbiamente bellissima. Scommetto che questo è fine episodio, sicuro. Perché quando ci sono tutte queste scene di riepilogo. Ah, sta quella tipa col braccio tutto tatuato con i fiori. Fine episodio. E io non ho ancora finito il dolcetto. Si blocca solo a me? Non lo so, perché sto streamando in 720 a 60 fps. Cavolo, primo episodio finito. Quindi diciamo che abbiamo mediamente 3 ore episodio. Quindi in un 6-8 volte dovremmo finirlo. Gli episodi sono 3, mi pare. Comunque, gente, io non ho, come ho già detto tante volte, non ho il coraggio di streamare anche la musica per paura che mi blocchino il video, me lo silenzino, me lo blocchino, mi bannino. Però, se avete la possibilità di vedere qualche video con la musica, o addirittura meglio ancora di giocarvelo, devo dire che questo primo episodio mi è piaciuto. Ovviamente, la prossima volta riprenderemo dall'episodio 2. Comunque, ora che mi viene in mente Eyes, anche a Signore Rosso so che si blocca, penso dipenda dalla connessione. Io comunque ho da poco messo la fibra e quindi streamo in 720 liscio. Comunque niente, questo era il primo episodio, cavolo. Me lo rigiocherò da solo con la musica, secondo me fa molto più effetto. Molto bello, molto molto carino, devo dire. Ha ripreso nella seconda parte, come dicevo. Sì, perché se non mi sbaglio non è stato fatto dalla Dontnod, ma è stata una collaborazione con la Dontnod. Va bene, niente, allora. Va bene. Abbiamo finito per oggi. Pensavo durasse un po' di meno, perché io comunque, sempre cercando di non spoilerarmi nulla, ma vedo altri. Vedo più o meno altri streamer a che punto sono arrivati per sapermi gestire con le puntate settimanali e quindi sapevo, scusate, sapevo che era fine episodio, cioè che mi mancava un tre quarti d'ora, un'ora per fine episodio. Continua a mangiare dolcetti insieme a me, li ho finiti, ho solo l'ultimo di quelli grossi, li ho finiti, me li sono portati da di là. E quindi niente, allora. Come al solito, vi invito ad andare su YouTube a cercare i video. Sto un po' ritardando nel caricamento, ma perché vabbè, a parte che poi avrò gli esami, quindi vorrei non lasciarvi totalmente senza video, ma anche forse sto ritardando nel caricamento per non caricarli tutti lo stesso giorno praticamente e poi caricarne uno un mese dopo. Comunque. Alla fine, come sempre, tutte queste storie le metto su YouTube, quindi andatele a vedere. Ci sarà proprio la playlist con la storia, così da poterla vedere tutta. Al solito metto su Instagram quando. No, che cosa, Aiz? Al solito metto su Instagram quando streamo la sera. L'orario è sempre circa le 9:30, tempo di mangiare e sistemarmi un attimo. È sempre un'oretta. Adesso, mentre finiscono di scorrere i titoli di coda, che finisco appunto di dirvi queste due cose, niente,
Dovrei streamare, penso, ancora questa settimana, tipo giovedì, venerdì, sabato, comunque prima di lunedì, quindi se siete interessati vi invito sempre a mettere un follow. Scusate, non andavo giù il dolcetto. Vi ringrazio per essere stati con me, giusto? Siccome è stato un regalo carino e siccome c'erano gli scoiattoli anche oggi, cioè anche prima, vi saluto con lo scoiattolino Clark. Ciao! Io mangio la pattumiera! Non è vero. E quindi niente, vi ringrazio tantissimo. Vi invito sempre a mettere follow, a mettere iscrizione sul canale YouTube e se avete visto questo video su YouTube a mettere un vi piace per supportarmi. E ci vediamo al prossimo video. Adesso penso che come al solito streamerò Overwatch, ma comunque per quanto riguarda Life is Strange ci vediamo al prossimo video. Un bacio a tutti e buona serata. Ciao!